Benvenuti a questo nuovo ciclo di Cenacoli che apriamo oggi, 21 settembre, festa di San Matteo Apostolo. Siamo nel mese di settembre, come tutti sapete, penso che sappiate che è il mese dedicato alla Madonna Addolorata, che è stata festeggiata il 15 settembre, ma purtroppo non è stato possibile farlo in maniera liturgica per la concomitanza con la domenica. È un mese molto importante da un punto di vista mariano, anche perché ci sono diverse altre ricorrenze. Oltre al 15 c'è anche l'8 settembre, anche quella purtroppo quest'anno per gli scherzi del diavolo non si è potuta celebrare perché ricorre in domenica, e c'è una festa mariana minore poco conosciuta che si celebra il 24 settembre e che è la Beata Vergine Maria della Mercede. Sapete che questo mese è anche molto importante perché il 23 settembre è la festa di San Pio da Pietrelcina, uno dei più grandi santi che ci siano mai stati e santo eminentemente mariano. Quindi apriamo in questo contesto questo nuovo ciclo di Cenacoli. Quest'anno le meditazioni saranno prese avendo come fonte di riferimento un testo che spero che tutti conosciate, specialmente le persone consacrate a Maria, che è questo: La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, di padre Gabriele Maria Roschini. Questo testo, che tutti devono avere e che devono leggere come il trattato della vera devozione, questo non è da leggere, questo è da rileggere, da rileggere, da rileggere, da rileggere, da rileggere, da meditare, da rileggere, fino a quando non lo si impara praticamente a memoria. Io sono dell'opinione personale, questa qui, che il trattato della vera devozione alla Madonna e questo libro siano gli scritti in assoluto più importanti da riprendere e da meditare. Perché il trattato della vera devozione, come dire, è la summa di ciò che la scienza umana, chiaramente ispirata dall'alto, quella di San Luigi, può comprendere e dire del mistero della Madonna. Ecco. Però qui, negli scritti di Maria Valtorta, a mio avviso, doc al 100%, e stare attenti alle cose che dicono in giro, perché non c'è nessuna forma di condanna ufficiale da parte di nessun magistero della Chiesa e di nulla di tutto questo, anche ci sono stati dei problemi con questi scritti causati dal fatto che qualcuno, non voglio fare nomi e cognomi da questa sede, ha fatto la propria volontà e non la volontà del Padre Eterno. Il Padre Eterno aveva detto di fare alcune cose, sono state fatte altre, aprendo così le porte ad una serie di inconvenienti che hanno portato, ahimè, questi scritti a brutte sorti prima della morte di questa povera donna, e questa povera donna al silenzio assoluto, d'accordo? Compresa la perdita di conoscenze e di altre cose. Ecco perché il Signore ha castigato questa disobbedienza, che abbiamo perso molto, dicendo a questa donna, questo per chi non lo sapesse: da questo momento in poi io ti smemorerò del mondo e ti farò vivere soltanto in me, e tutte quelle cose che attraverso di te avrei voluto donare agli uomini te le darò soltanto a te, compresa la spiegazione del libro dell'Apocalisse. Quindi cercate di capire l'esito delle decisioni stupide e affrettate, cioè quando l'uomo si impazzisce e si pensa di essere meglio del Padre Eterno, le conseguenze che può portare assurde. Questi scritti poi, per queste disobbedienze, furono messi all'indice a suo tempo, non per motivi dottrinali, ma appunto per motivi disciplinari, e così ci hanno appiccicato sopra un'etichetta che non li toglierà mai più, nonostante il fatto che adesso possono circolare liberamente, più un intervento dell'allora cardinal Ratzinger, che purtroppo espresse delle riserve su questi scritti, ma espresse delle riserve con un testo che da un punto di vista magisteriale non è vincolante, quindi non è un pronunciamento ufficiale del magistero della Chiesa. Ecco, quindi capite come Dio fa le sue opere e il demonio, ogni volta che c'è un'opera di Dio, perdonatemi questa parentesi che è molto formativa, ci si mette di mezzo e c'ha come alleato la libera volontà degli uomini. A volte alcune opere di Dio vanno a scatafascio,
Per me, questa è una mia opinione personale, fenomeni analoghi stanno accadendo con Medjugorje. Io non ho alcun dubbio sull'origine soprannaturale di Medjugorje. Io personalmente parlo a titolo personale qui adesso, io vi dico sempre quando vi parlo a titolo personale, però è altrettanto indubbio che ci stanno delle cose strane dentro queste apparizioni. Davvero che da Facebook ogni tanto ho i commenti su YouTube cominciano: ah, no, Medjugorje non è vero, il vescovo dimostra bum 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 bum, a destra e a sinistra. Quindi una delle apparizioni, come dire, da un punto di vista quantitativo e numerico più devastanti del corso della storia, ha ricevuto una botta non indifferente. Questa botta non indifferente potrebbe ostacolare anche terminate le apparizioni un eventuale riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. A cui dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare. E ci sono state delle apparizioni, per esempio, molto importanti, anche riconosciute. Guardate la Salette, altra ricorrenza che ho dimenticato prima, importante, del mese di settembre, 19 settembre, che è stata riconosciuta, ha un messaggio molto importante, ma andate a chiedere a qualcuno se conosce l'apparizione di La Salette. La Salette, che cos'è? La sala da pranzo di qualche albergo di lusso che si chiama La Salette anziché lo Salon? Cioè, non lo sanno. Riconosciuta ufficialmente da Santa Madre Chiesa, e non la sanno. Siamo stati noi con qualcuno a Garabandal, altra apparizione, che i guai che sono successi con Garabandal, Dio solo, la gente si scandalizza di Medjugorje. Lì ci sono state non si sa quante migliaia di apparizioni, e alcune apparizioni duravano 8 o 9 ore, 9 ore di apparizione consecutiva, 9 ore. Sapete che i nemici di Medjugorje dicono: ma la Madonna non appare mai così a lungo e non parla tanto. Ma tu chi sei per decidere questo fatto qua? In alcune apparizioni la Madonna parla poco e brevemente, e in altre parla tanto. E tu chi sei da legge alla Madonna? Quindi, però, Garabandal, quando quelli che sono venuti dicono: andiamo a Garabandal. Dice: Garabandal? Che cos'è Garabandal? Non sanno. Il luogo, tra l'altro, è un paesino talmente sperduto, fermato 200 anni fa, come stile di vita, che veramente erano e sono 80 case, quindi punto. Allora, questo come piccola premessa, ecco, noi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre molto attenti. Come dice San Paolo, chi crede di stare in piedi, badi di non cadere, perché ci basta una stupidaggine fatta grossa quanto la casa, perché alcune stupidaggini sono in qualche modo reversibili e riparabili, altre no. Vai a fare una stupidaggine irreparabile e reversibile, fai dei guai grossi quanto una casa, da cui non si torna indietro. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo sempre considerare il fattore S. Siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo o Satana, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. Negli scritti di Maria Valtorta, sapete, un giorno, non mi ricordo in che contesto, si assiste a un dialogo tra Satana e Gesù Cristo. Gli dice: evangelizza pure, manda gli apostoli, fai miracoli, vai anche fino agli estremi confini della terra, ma ricordati, dovunque sarai tu, ci starò pure io, e tutti saranno provati se vogliono rimanere con te o vogliono venire con me, con te che gli chiedi sacrifici, rinuncio a cose, o con me che mi spiano la vita per la vita bella. Ricordatelo, evangelizza, ma presso ogni evangelizzato ci sarò io. E così è il grande mistero, e ogni tanto glielo chiedo al nostro Signore, che mi è testimone di me. Dobbiamo proprio sopportarci questa cosa, non potresti limitarlo un po', non potresti mettergli una catena, non potresti mettergli un bavaglio, un guinzaglio più stretto, eppure il demonio, quello che dicono i santi, è un cane in catena, cioè con tutto il macello che fa, lui fa un miliardesimo di quello che farebbe se potesse fare quello che vuole. Quindi è limitato, ma nella sua limitatezza a noi appare davvero preoccupante, insomma, il margine della sua azione. Quindi tocca stare attenti. Ecco. E oggi, già con le prime presentazioni, vedremo subito alcune chicche. Ecco, perché qui negli scritti valtortiani, così entriamo nel merito, appare la figura della Madonna. La devozione a Maria, noi siamo tutti devoti a Maria,
lo sappiamo bene, consiste nella imitazione. È l'unica cosa, con l'aiuto della grazia, davvero alla nostra portata. Ricordate cosa vuol dire vivere la consacrazione alla Madonna, che ha fatto la consacrazione totus tuus? Fare tutte le cose per mezzo di Maria. Va bene, questo è un esercizio mentale, difficile nel senso che prenderne coscienza e ripeterlo nell'arco della giornata richiede un grande sforzo ascetico che non sempre si riesce a mantenere costante. Fare tutte le cose per Maria vuol dire offrirgli le nostre azioni, le nostre sofferenze. Questo bisogna farlo la mattina, rinnovando la consacrazione. Certo, più spesso si fa e meglio è. Fare tutte le cose in Maria, se vi ricordate bene il trattato, è non dipendente esclusivamente da noi, perché rappresenta la fase mistica. In Maria vuol dire che non si vive più la nostra vita, ma si vive in lei. Quindi questa è una cosa a cui, con la buona volontà e i nostri sacrifici, possiamo soltanto disporci, ma è un dono che Dio farà a pochi, forse a nessuno dei presenti, anche se ve lo auguro. Ma l'unica cosa che sta alla nostra portata, questa portata con molti sforzi coadiuvati dalla grazia, è fare tutte le cose con Maria, cioè studiarcela, imparare a conoscerla, prenderla come esempio dell'agire e procurare, dopo averla conosciuta bene, di imitare le sue virtù. Il problema è: dove la conosco bene? Perché molti hanno scritto sulla Madonna. Ecco, ci sono due fonti che sono soprannaturali. Una è questa, e l'altra è la vita di Maria scritta dalla venerabile Maria di Gesù da Greta. Solo che negli scritti di Maria Valtorta, io li presento sempre così, appare una Madonna umanamente divina, veramente una Madonna calata in terra come creatura angelica e perfetta. Quindi da un lato molto vicina a noi per la sua umanità perfetta, e dall'altro un'umanità completamente trasformata dalla grazia, come è quello che dovremmo essere noi. Negli scritti di Maria da Greta appare maggiormente la dimensione soprannaturale della Madonna, cioè l'eroismo straordinario e continuo delle sue virtù. Per cui, se uno si legge soltanto gli scritti di Maria da Greta, c'è il pericolo che dice: cioè, ti ammiro con tutte le mie forze, ma cioè, siamo spacciati. Cioè, questa è proprio una cosa, come dice un canto, qualcuno dice che è eretico, ma non è del tutto eretico. Dice: vogliamo vivere come Maria, irraggiungibile. Per certi aspetti la Madonna è irraggiungibile, d'accordo? Però se noi la vediamo da un punto di vista più umano, non bassamente umano come qualche scrittore del secolo scorso, lasciamo perdere il nome, ha fatto, ma santamente umano, certamente ci si presenta come modello possibile da imitare. Non arriveremo a tanta perfezione, però almeno dobbiamo accostarci a questo divino modello. Ecco perché, pensando un po' a come fare, ho pensato di riprendere questo testo. Allora, Gabriele Maria Roschini, perdonatemi un'altra introduzione, padre Gabriele Maria Roschini, era un servita, è stato il più grande mariologo italiano del secolo scorso. Non era Pinco Pallino. Facendo un libro di questo genere, questo era un mariologo. D'accordo, un mariologo, cioè andare a scrivere un testo di mariologia sulla base di scritti mistici di una mistica non riconosciuta dalla Chiesa e non canonizzata, voi capite che cosa significa per un... forse no, perché non state dentro certi ambienti, vuol dire farti appiccicare un'etichetta a vita, cioè questo è uno che va dietro alle rivelazioni private. Questa non è una cosa scientifica, non è una cosa teologica, non è una cosa... Ma questo non solo ha scritto questo libro, tenete presente che quest'uomo ha fondato il Pontificio Istituto Marianum, un'università cattolica di Roma, riconosciuta dalla Santa Sede, di cui è stato preside fino alla morte. Non soltanto ha scritto questo libro, ma gli ultimi corsi di mariologia che lui faceva li ha tenuti su questo libro di testo, con i suoi studenti.
giusto perché era già Gabriele Maria Roschini, era già perché se era alle prime armi ci sarebbe stata la morte ecclesiastica. Io insomma qualche cosa di queste cose ne so, no? Perché appena tu fai riferimento a una cosa, ah! Perché questa è materia ardente, non si può assolutamente toccare, perché ecco, quindi non stiamo davanti a Pinco Pallino, ecco, quindi questo è uno, io l'ho letto gli scritti teologici di Gabriele Maria Roschini, la Mariologia questo la conosce bene, quindi non era uno sprovveduto, d'accordo? Ecco, e il suo atteggiamento originario verso Maria Valtorta era di profondo scetticismo, per usare un eufemismo. La prima volta che la vide disse, è una brava cristiana, punto, d'accordo? Dopodiché ebbe una crisi, perché non so che cosa lesse che lo sconvolse, ha passato un'estate intera a leggersi tutti gli scritti di Maria Valtorta, io l'ho letti tutti, anch'io, e l'opera l'ho letta, non lo so se mi ho perso il conto di quante volte l'ho letta. Però tutti gli scritti di Maria Valtorta sono oltre 15.000 pagine, perché c'è l'opera, il poema dell'uomo Dio, i quaderni del 43, i quaderni del 44, dal 45 al 50, e il libro di Azzaria, l'autobiografia, le lettere ai Romani, quindi c'è una montagna di roba che non finisce mai. Quindi, cioè, ecco, è finita quell'estate, da quel momento è diventato, come dire, un supporter convinto dell'autenticità. Ha celebrato, non so se lui funerali, ma sicuramente lui ha presieduto al rito di traslazione del corpo di Maria Valtorta, ci sono stato sulla sua tomba, che è sepolta nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze. È morta a Viareggio, sono stato anche nella sua casa qualche tempo fa, Giuliana c'era, quindi c'erano Giuliana e un altro paio di persone che non ci sono qui, e ho visitato la casa, quindi il letto dove è stata per tanti anni, ci sono ancora tutte altre custodie, gli strumenti di penitenza, le penne, la casa, insomma, dove lei era originaria di Caserta e ha vissuto poi fino alla morte a Viareggio. È ancora viva una delle persone che mi pare che sia la figlia di Marta, oppure una parente di coloro che l'hanno assistita, insomma, fino alla morte. Maria Valtorta è morta nel 1961 e era nata nel 1897. Quindi l'immagine che esce qui della Madonna è un'immagine viva, quindi, cioè, salvo il fatto che non la vedi come al cinema, però dalle descrizioni, dai dialoghi, emerge proprio lo spirito autentico di Maria, quindi cos'era il suo cuore, com'era il suo modo di vivere e di decodificare, leggere e interpretare il Vangelo. Quindi a mio avviso sono delle fonti assolutamente formidabili. Allora, Roschini comincia presentando prima alcuni passi del Vangelo, quelli che sono quelli che vedremo oggi, non li conosciamo dal Vangelo, però abbiamo o il commento della Madonna oppure la drammatizzazione dell'episodio, che, capite, dà un'immagine, perché un conto è il racconto, come dire, non vorrei dire freddo, però quasi cronistico di un evangelista, no? L'evangelista scrive un Vangelo in maniera sobria, d'accordo? Non fedelmente, ecco, però non è una cosa che ti coinvolge. Una drammatizzazione, quindi se tu c'hai una visione del momento in cui Gesù ha pronunciato quelle parole, ha detto quelle cose, delle reazioni che ci sono state, chiaramente capite che l'effetto è diverso. E poi presenta 5 quadretti mariani, che vedremo se Dio vuole al prossimo cenacolo, prima poi di cominciare, come dire, una trattazione un po' più sistematica dei vari aspetti della Mariologia, però tenendoli sempre presenti e leggendoli alla luce degli episodi degli scritti di Maria Valtorta o dei commenti che la Madonna dà a questa anima mistica di questi episodi, la Madonna oppure Gesù. Allora, primo episodio sono i cosiddetti brani antimariani, sono chiamati così nella Mariologia, no? Per esempio San Matteo 12:46-50 e San Marco 3:31-35. Nella messa, il rito romano antico, la messa salva Sancta Parens, quella comune della Beata Vergine Maria, si legge sempre questo episodio nel tempo ordinario. Ricordate, tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli. Gesù si volge ai suoi discepoli. Chiunque fa la volontà del Padre mio. Questi si chiamano in Mariologia, tra virgolette, brani antimariani o antimariologici, perché sembra che Gesù stia minimizzando ad un primo aspetto, infatti gli eretici così li intendono,
compresi i testimoni di Geova, cioè la Madonna, la Madonna, la Madonna, la Madonna. Ma Gesù dice: tua madre ti cerca, dice: ma chi è mia madre? Ecco la mia madre, lascia perdere mia madre, sono i miei fratelli quelli che fanno la volontà di Dio, mia madre non è nessuno. Questa è una interpretazione grossolana. Sappiamo tutti quanti che l'interpretazione autentica non è questa, cioè mia madre, perché ha fatto la volontà di Dio, prima è meglio di questi, altrimenti non lo sarebbe diventata. Ecco. Allora qui c'è il commento della Madonna. Vi sono altre due frasi, qui cito, nei Vangeli, che mi si riferiscono e che voi interpretate più o meno bene. Io te lo spiego. Dice Matteo: mentre Gesù parlava, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori cercando di parlargli. Uno disse: tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Ma egli rispose: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio. La volontà del Padre mio. Ho già detto in altri interventi, se uno dovesse dire cosa vuol dire essere cristiani, solo una cosa, una: fare la volontà di Dio, punto. E se uno decodifica i messaggi della Madonna, tutti sono una sola cosa: fare la volontà di Dio, non soltanto in quello che è obbligatorio, necessario, che Dio chiede a tutti. I 10 comandamenti devono osservare tutti, chi non li osserva se la vedrà col Padre Eterno al giudizio particolare, d'accordo? Ma anche nelle cose che non sono generali e precettive per tutti. Tu devi fare la volontà di Dio nella tua vita, devi fare quello che Dio chiede a te oggi, lo devi capire, lo devi conoscere e lo devi fare, e zitto e muto, d'accordo? E volentieri. Malattia di qualcuno? Te la prendi. Morte di qualcuno? Te la prendi. Non solo zitto e muto, nella gioia, nella pace e nella lode di nostro Signore. Così si fa la volontà di Dio. Questo è... se già arrivi, almeno a bozzi e sopporti, no? Ecco. Commento della Madonna. Ripudio della sua mamma? No. Lode alla madre sua, che fu perfetta nel fare la volontà del Padre. E state attenti qui, eh. Bene lo sapeva il mio Gesù quale volontà io eseguivo. Una volontà che avevo fatto mia e davanti alla quale non arretravo, per quanto ogni scoccare di minuto mi ripetesse come colpo su un chiodo infisso nel cuore. Ciò termina col Calvario. La Madonna lo sapeva da sempre che aveva dato alla luce il Figlio di Dio perché morisse sotto i suoi occhi sulla croce. Cioè non abbiamo idea di che significano cose di questo genere qui. Noi il futuro lo ignoriamo. Ma tu pensa se tu sapessi che tuo figlio, tu che sei madre, dovesse morire, tu l'hai generato perché tra 30 anni te lo squartano, te lo stritolano davanti e te muore sotto i tuoi occhi, e tu lo devi far crescere per questo. Noi ci lamentiamo delle piccole sciocchezze o stupidaggini delle nostre piccine e misere vite. Bene sapeva che avevo meritato di essere madre di Dio per aver fatto questa volontà, e se non l'avessi fatta egli non mi avrebbe avuto per madre. Grandi doni di Dio arrivano soltanto se tu fai la volontà di Dio, se no i grandi doni Dio non te li fa. Sapeste quanta gente si pensa che gli parla la Madonna, che c'è messaggi, eccetera, eccetera? Vediamo. O fai la volontà di Dio e allora forse te parla la Madonna o qualcun altro, ma se tu la volontà di Dio non la fai, non te sta a parlare nessuno, te sta a parlare il demonio. Questa è proprio un'equazione perfetta, questa qui, eh? È una delle cose più importanti. Perciò, fra tutti coloro che l'ascoltavano, continuo, legata a lui con la L maiuscola, Gesù, da un vincolo superiore al sangue, da un vincolo soprannaturale, io ero prima in epoca e cognizione fra tutti i discepoli,
perché il verbo di Dio mi aveva istruita fin da quando lo portavo nel seno. Io ero la sua madre, ma nel senso che gli dava il suo dire divino. E unito al riconoscimento umano degli ascoltatori, egli mi dava il riconoscimento divino di vera madre, perché davo, sentite, davo vita alla volontà del Padre mio e suo. Avete capito il senso di quello che sta dicendo? Quelli gli avevano detto madre in senso biologico, ma la Madonna non è grande perché è madre in senso biologico. E attenzione, se Gesù dice che è mia madre chi fa la volontà di Dio, cosa vuol dire? State attenti, meditazione di una settimana su questa cosa qui. Vuol dire che la volontà di Dio deve essere concepita, partorita e generata. Cioè, se tu non la fai, quella volontà non si compirà. Capito? Perché c'è una volontà di Dio, allora la volontà di Dio si compie sempre, secondo quello che noi sappiamo, perché Dio è onnipotente, ma c'è, secondo il nostro modo di parlare, qui chiaramente noi non possiamo bucare il mistero della Santissima Trinità, c'è parte della volontà di Dio, diciamo così, che dipende dall'azione delle creature libere e responsabili, che siamo noi. Quella volontà si fa nella misura in cui la creatura libera e responsabile l'accoglie e la mette in pratica, se no non si fa. Ok? E non basta dire ama, è cosa vera, ama tanto Dio tira fuori anche dal male il bene, perché in questo si manifesta la sua onnipotenza, no? Vi ricordate le stupidaggini che vanno dicendo in giro su Giuda? Una su Facebook mi è arrivata 20 giorni fa. Dice, padre, mi devi spiegare, però, ma Giuda doveva tradirlo Gesù, eh? Perché se Gesù non moriva, non avrebbe compiuto la redenzione. Dico, certo, quindi gli facciamo un monumento adesso, no? Gli facciamo San Giuda Iscariota, no? Facciamo così, no? Il fatto che Dio nella sua infinita intelligenza e nella sua infinita provvidenza e nella sua infinita onnipotenza, prevedendo anche il male, sia in grado di, come dire, far convergere il male verso il bene, per cui alla fine i suoi disegni imperscrutabili si compiono sempre, non toglie la nostra vera libertà, la nostra vera responsabilità. Grave. Ecco, questo significa essere mariani, eh? Quindi pensiamo tutta quanta alla nostra vita, cioè tu hai fatto la volontà di Dio nella vita, fino a oggi, perché ci sono dei proverbi popolari, studiate i proverbi popolari, io mi sono accorto che li conosco quasi tutti, eh? Sono andato un po' di tempo fa a leggermi un prontuario dei proverbi popolari, non so se diceva mio nonno, diceva mio nonno, sono quasi tutti, eh? Quello che si fa si ritrova. Quello che si semina si raccoglie, questo viene dal Vangelo, anzi dal Nuovo Testamento, San Paolo, nessuno si faccia l'unione, ciascuno raccoglierà quello che ha seminato. Chi semina nella carne, dice San Paolo, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Su questo è una logica ferrea, non si scampa. Certo, nella vita è sempre possibile convertirsi, cambiare e sistemare. Però i guai che abbiamo fatto te li porti dietro fino a quando non l'hai riparati, se possibile, espiati, se possibile, e gestiti, se possibile, e corretti, se possibile. Ma quelli li paghi, però, eh? Non ci stanno storie. Non ci stanno storie. Non te li paga il Padre Eterno al posto tuo. Una volta l'ha fatto nostro Signore, uno, morendo in croce. E basta, non si fa più dopo quella volta lì. Allora, secondo punto, ecco, il testo di San Luca sulla meraviglia e sulla incomprensione di Maria e di Giuseppe nei riguardi di Gesù, no? Episodio della presentazione al Tempio, l'abbiamo appena, della presentazione al Tempio, no? Quando Simeone dice, ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, poi dice, egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Poi c'era la profetessa Anna, che negli scritti di Maria Valtorta, sapete chi era Anna? Era la maestra di Maria bambina quando Maria stava nel Tempio, era Anna di Fanuella, era la maestra delle vergini, tra virgolette, consacrate, potevano starci soltanto fino a 13 anni, che avevano una sezione del Tempio dedicata a loro, e erano consegnati da una donna che gli faceva da maestra. Allora il Vangelo a un certo punto dice,
Il padre e la madre restavano meravigliati delle cose che si dicevano del bambino, quindi meravigliati proprio in senso greco, vuol dire ma guarda che stanno a dì. Allora la Madonna dice ma guarda che stanno a dì, allora non lo sa che la spada gli avrebbe trafitto l'anima e tutte queste cose qui, no? Quindi, ecco, interpretazione sempre balorda. Allora, vedete perché bisogna stare sempre attenti quando tutti vogliono prendere la Bibbia, se non stai attento la Bibbia ti porta dritto, come ha portato tutti quanti gli eretici dietro al fosso. Non perché nella Bibbia ci siano scritte delle cose, ma bisogna vedere la testolina tua che ti dice questa. Noi dobbiamo fare i conti con questa cosa che ci abbiamo in testa, con questa qua. Le testoline bacate, mi dovete credere, l'esperienza del sacerdote, state attenti a quando vi dicono le cose, a quando girano le cose, perché un conto sono le cose che vi dicono, quando riferiscono, Don Leonardo ha detto, dico, portami la registrazione, vatti a sentire la registrazione, sentitela tutta, perché un conto è quello che Don Leonardo ha detto, un conto è quello che tu hai capito, un conto è quello che tu riferisci, è molto diverso questo qui. Molto diverso, perché come dicevano i classici, tra cui San Tommaso, omnia recipitur ad modum continentis, tutte le cose, cioè, sono ricevute a seconda del contenitore che raccoglie. Se io metto il Brunello di Montalcino, lo conoscete il Brunello di Montalcino? Se qualcuno c'ha qualche regalo da fare, cioè, si avanzano 40 euro, se tu metti il Brunello di Montalcino dentro una tanica dove c'era l'aceto, il Brunello da Montalcino lo rovini. Dice, è cattivo il Brunello da Montalcino? No, ma se lo metti dentro una tanica dove sta l'aceto diventa cattivo il Brunello da Montalcino. Di chi è la colpa? Del recipiente, non è mica la colpa del Brunello. Allora, la Bibbia, certamente che la Bibbia è bella, ma devi stare attento, devi stare, perché tutti gli eretici sono usciti con la Bibbia in mano, tutti, travisando qualche passo della Sacra Scrittura, interpretandolo in maniera balorda, e purtroppo questo è insito nel linguaggio, d'accordo? Nel linguaggio umano è fatto così, cioè, capite? Ogni frase, pure quelle che io dico da questa sede, deve essere interpretata, per questo poi succedono problemi, impicci, imbrogli. Tu dici una cosa, in un certo senso, in un certo modo, ti travisano, intendono un altro, e ti ritrovi in un mare dei guai. Devi puntualizzare, devi precisare, devi fare questo, devi fare quell'altro. Mo comincia a capire bene i vescovi, perché quando te lo fai gli interventi pubblici si mettono seduti, scrivono, rileggono, correggono, perché devi stare attento a quello che dici. Perché se ti fai prendere dall'emozione, dalla fuoco, da tante cose, puoi uscirtene con frasi che tu interpreti bene, ma che chi te sente potrebbe interpretarle male e potrebbe ritorcertele contro. Allora, questa frase, parlando della presentazione al Tempio, Luca dice che il padre e la madre restavano meravigliati delle cose che si dicevano del bambino. Meraviglia diversa dei due coniugi, commenta la Madonna. Io, alla quale lo Spirito Santo aveva rivelato ogni futuro, mi meravigliavo soprannaturalmente, adorando la volontà del Signore che si vestiva di carne per volere redimere l'uomo e che si rivelava ai viventi dello spirito. Cioè la meraviglia della Madonna non era guarda che andrà a succedere, diceva, sapendoci, ma guarda quanto è grande la divina misericordia che fa queste opere. Quindi quello che sapeva lo contemplava vivo e rimaneva, come dire, affascinata, stupita, meravigliata. Mi meravigliavo una volta di più che ad essere la madre della verità incarnata Dio avesse scelto me, sua umile ancella, dice. Chi è la madre di questo? Io sono la madre di Dio, sono io che ho messo al mondo questo. Dio ha scelto me, questa era la meraviglia della Madonna. Giuseppe, invece, il più santo tra i santi, ma tra San Giuseppe e la Madonna c'è un abisso, pur essendo San Giuseppe, pur essendo il più vicino alla Madonna, Giuseppe si meravigliava anche umanamente, perché egli non sapeva, fuori di quello che le scritture gli avevano detto e l'angelo rivelato. E la Madonna, che tra le tante virtù c'aveva una poco femminile, quella di tenere la bocca chiusa,
si guardava bene dall'andargli a dire delle cose che Dio non gli aveva detto. Bocca chiusa, ecco, quella di Maria Santissima. Io tacevo. I segreti dell'Altissimo erano come deposti sull'arca chiusa nel Santo dei Santi e solo io, sacerdotessa suprema, li conoscevo e li conosce anche adesso. E la gloria di Dio li velava agli occhi degli uomini col suo fulgore, il suo insostenibile. Erano abissi di fulgore e solo, sentite, l'occhio virginale baciato dallo Spirito di Dio, il suo, poteva fissarli. Ecco perché eravamo, tanto io che Giuseppe, meravigliati, diversamente, ma ugualmente meravigliati. Altro episodio, ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Tuo padre e io angosciati li cercavamo. Perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. La Madonna non ha compreso le sue parole. Sentiamo. Io compresi, dice Maria, sapevo prima ancora, e se il padre permise la mia ambascia di madre, quindi la sofferenza che ha vissuto in quei 3 giorni, che l'ha vissuta fortemente, non mi velò il significato eccelso delle parole del mio figlio, ma tacqui, altra grande cosa, per non mortificare Giuseppe, a cui non era concessa la pienezza della grazia. Quindi la Madonna ha fatto la finta tonta per non mortificare San Giuseppe, cioè ha fatto finta di non sapere, perché se no questo sant'uomo, che era un sant'uomo ma non era come la Madonna, sarebbe, dice, allora perché Gesù si è smarrito per 3 giorni per dargli l'antipasto di quello che sarebbe stato 3 giorni della crocifissione, della morte, tanto lei lo sa, io no. A volte bisogna evitare di mortificare il prossimo, no? Mortificare il prossimo è anche, se possibile, dissimulare una eccellenza che si ha, perché il prossimo possa dire questo sì che invece io, povero disgraziato, ecco. Ecco perché compare proprio, vedete, la grandezza, la finezza delle virtù della Madonna, no? Ero la madre di Dio, attenzione, ma ciò non mi esimeva di essere moglie rispettosa verso il buono che mi era amoroso compagno e vigile fratello. La nostra famiglia non conobbe mende in nessun motivo e campo. Quindi pensate alla delicatezza dell'amore sponsale di Maria. Le donne che sono sposate che trattano male i mariti, che non lo devono fare. Ci amammo santamente preoccupati di una cosa sola, del figlio. Oh, Gesù restituì nell'ora della morte ogni conforto, come solo egli lo poteva fare al mio Giuseppe, in ricordo di tutto quanto aveva ricevuto da quel giusto. Gesù è il modello dei figli, come Giuseppe lo è dei mariti. Molto dolore ho avuto dal mondo e per il mondo. Ma il mio santo figlio e il mio giusto consorte non fecero venire altre lacrime al mio occhio che non fossero quelle del loro dolore. Quando Giuseppe non fu più al mio fianco ed io fui la prima autorità terrena del figlio mio, non mostrai più di non capire tacendo. Nessuno più si sarebbe mortificato di vedersi superato in comprensione. Clarus, avanti. Ecco l'altro brano, apparentemente antimariano. Beato il grembo che ti ha portato, le mammelle che hai succhiato. Questo è quello presente nella messa Salve Sancta Parens. Al che il figlio rispose, beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e la osservano. Dato che non ci abbiamo più tanto tempo, passo direttamente a leggere il commento della Madonna. L'essere madre di Gesù fu una grazia di cui non mi era lecito gloriarmi. Noi non possiamo gloriarci dei doni di Dio. Fra i milioni e milioni di anime create dal Padre, egli per un decreto imperscrutabile scelse la mia d'essere senza macchia. Pensate un attimo alla psicologia della Madonna, no? Cioè,
questo individuo della specie umana si ritrova a essere l'Immacolata. Quante anime ha creato il Padre Eterno? Milioni, milioni, una l'ha creata così. Quest'anima ha un'esistenza personale, ed è l'anima di Maria Santissima. Però Maria Santissima dice: come mai tra tutte le anime proprio la mia ha avuto questa sorte qui? Io un po' la capisco, quindi tanto dico io. Io sono stato pensato come un'anima sacerdotale. E io non lo so come mai è successa questa cosa qua. Io non lo so. E non me lo spiego. Perché sono alcune cose che non si spiegano. Ma non puoi tu dire: ragazzi, io sono stato pensato come un'anima sacerdotale, quindi mi raccomando, Non puoi far così. È la fine. Perché questo è un dono completamente gratuito e tu non puoi di questo farti galletto e farti splendido. Continua la Madonna. Guardate, questa è un'altra chicca. Non vuole l'Eterno che in cielo io mi umili. Basta. Ecco perché la preghiera di tutti i popoli, che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, ma adesso Dio non vuole che la chiamiamo Maria come se fosse NN. La domina, la Signora di tutti i popoli, adesso è finita l'umiltà, adesso la Madonna deve essere innalzata. Chiusa parentesi. Non vuole l'Eterno che in cielo io mi umili, perché mi ha fatto regina nell'istante felice in cui, lasciata la terra, sono stata cinta dall'abbraccio del figlio mio. Nostalgia acuta del tempo della separazione, desiderio che mi consumò come lampada che arde. Sentite qui, e questa è una delle cose, bisogna farci un bel quadretto e mettercelo sopra il letto. Ma se lo permettesse, io starei in eterno prostrata davanti al suo fulgore per umiliargli tutta me stessa in ricordo del suo decreto di benignità, che mi ha dato un'anima battezzata in anticipo su tutte le anime, non con l'acqua ed il sale, battesimo nel rito antico, ma col fuoco del suo amore. L'avere egli succhiato al mio seno neppure poteva suscitarmi vampe di superbia. Perché? Guardate quanto era. Bisogna anche essere nella vita un pochino intelligenti, per questo dobbiamo fare la meditazione, perché l'intelligenza ce l'abbiamo in dono tutti quanti, ma bisogna imparare a farla funzionare. Allora, io ho allattato il figlio di Dio. Cos'è stato l'allattamento del figlio di Dio? Poi pensate che Gesù Cristo aveva bisogno del latte della Madonna? Lei lo capiva questo qui, no? Sentite. Egli avrebbe ben potuto venire sulla terra ed essere evangelizzatore e redentore senza avvenire la sua divinità incarnata ai naturali bisogni di un infante. Come al cielo salì dopo la sua missione, ha preso, ecco, senza aeroplano, ha preso e è salito, e noi ci crediamo che è salito, non siamo quei modernisti che, noi, che non ci credono, cominciano a pensare che era il genere letterario, ecco. Così dal cielo poteva scendere, con un'umanità già perfettamente formata, poteva scendere trentenne. Questo è una delle cose che prende il San Luigi Monforte nel Trattato della Vera Devozione. Non ha fatto così. Perché non l'ha fatto? Per amore della madre, per fare un regalo a lei, per glorificare, ma poteva farlo. E quindi tu non puoi mica farti vantarti, devi dire: ringraziamo il Signore che mi ha fatto questo regalo. E basta. Come al cielo salì dopo la sua missione, così dal cielo poteva scendere per iniziarla dotata di un corpo adulto e perfetto, necessario alla vostra pesantezza di carnali. Tutto può il mio Signore Figlio. La Madonna ci crede, eh? Ed io non sono stata che uno strumento per rendere più comprensibile e più persuasiva a voi la reale incarnazione di Dio, purissimo spirito nelle vesti di Gesù Cristo, figlio di Maria di Nazaret. Vedete che la Madonna capisce anche, dice: ma perché non è sceso direttamente dal cielo? Perché se scendeva direttamente dal cielo dovevi dire: ma st'umanità è vera o non è vera? Perché è sceso dal cielo direttamente, invece se è nato da donna, l'ha presa da donna, se va a fare le analisi, allora non le facevano, del DNA e di tutte le altre questioni, ma adesso possiamo farle, adesso infatti le fanno,
cioè, sappiamo il gruppo sanguigno, sappiamo tutto di Gesù grazie al miracolo di Nalciano e alla sindone, no? Ma l'aver osservato la parola di Dio e affinato i sensi dell'anima con una purezza totale fin dall'infanzia, questo era grandezza. Quindi, questo, perché fin da piccolina, lì da andare a vedere la Madonna da piccolina che sapeva tutta la Bibbia a memoria e cominciava a citare i passi dell'Antico Testamento. Questo era grandezza. E l'aver ascoltato la parola che mi era figlio per renderla mio pane e sempre più fondere nel mio Signore, questa era beatitudine. Non il fatto che era la madre e che aveva dato le mammelle al seno, cosa che ha fatto realmente, perché il figlio di Dio fosse allattato. Ultimo episodio, famoso episodio delle nozze di Cana, no? Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ah, la Madonna gli chiede aiuto per questi poveri sposi, guarda come gli risponde il figlio, brutta cosa, no? Gesù, scrive la leggente, mi spiega il significato della frase. Qui ci mancherebbe, secondo questa interpretazione, nella traduzione, nei vari giri che hanno fatto la traduzione dei testi sacri, una parolina che sarebbe questa. Donna, che vi è più fra me e te? C'è un più che non c'è. Dice Gesù, quel più che molti traduttori omettono è la chiave della frase e la spiega nel suo vero significato. Attenti, eh? Ero figlio soggetto alla madre fino al momento in cui la volontà del padre mio mi indicò di essere venuto all'ora di essere il maestro. Gesù è stato realmente sottomesso alla Madonna. Fino a quando però? Fino a quando il padre non gli ha detto, adesso cominci la vita pubblica. Attenzione anche al discernimento, eh? Dal momento che la mia missione ebbe inizio, non ero più il figlio soggetto alla madre, ma il servo di Dio. Rotti i legami morali verso la mia genitrice, e rotti con sofferenza, eh? Una delle scene che ogni volta che rileggo sto piange mezz'ora è il commiato di Gesù dalla Madonna quando inizia la vita pubblica, è una scena veramente commovente. Essi si erano mutati in altri, più alti, si erano rifugiati tutti nello Spirito. Lo Spirito chiamava sempre mamma Maria, la mia santa. L'amore non conobbe soste, né intiepidimento, anzi non fui mai tanto perfetto come quando, separato da lei come per una seconda filiazione, ella mi dette al mondo per il mondo, come Messia, come evangelizzatore, quindi è nuovamente diventata madre quando ci ha donato il figlio al suo compito evangelizzatore, rinunciando alla sua presenza. La sua terza sublime mistica maternità fu quando, nello strazio del Golgota, mi partorì alla croce, facendo di me il Redentore del mondo. Momento in cui prese il testamento spirituale di Gesù, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre. Che vi è più fra me e te? Continua Gesù. Prima ero tuo, unicamente tuo. Tu mi comandavi e io ti ubbidivo. Ti ero soggetto, ora sono della mia missione. Non l'ho forse detto? Attenzione, chi messa mano all'aratro si volge indietro, non è adatto al regno di Dio. State sempre attenti noi che stiamo impegnati. Piuttosto che tornare indietro, sarebbe meglio non avere mai cominciato. Non si torna indietro nelle vie di Dio, mai. Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno dei cieli. Ricordate tutte le parabole che Gesù in Vangelo, quelle di domenica scorsa e domenica fa credo. Chi di voi volendo costruire una torre non si mette seduto e calcola la spesa prima? Quindi, pensaci, ci sono delle scelte nella nostra vita che sono importanti. Tu ci pensi, ci preghi, ci mediti e scegli. Se scegli per il Signore, tu apri una porta, ma dietro ti si chiude un'altra porta. Non è che ti si chiude nel senso che ti è tolta la possibilità di tornare indietro, ma quella porta non la puoi aprire senza precipitare nel baratro. Capito? Ecco. Gesù, se vedete gli scritti di Maria Valtorta, così fece con Giuda. Giuda non è stato chiamato da Gesù, è lui che è andato a proporsi come apostolo e Gesù ha detto, aspetta. Prega, pensaci, medita, poi ritornato, prega un altro po', pensa,
medita, quando è ritornato, questo vuoi, non sono certo io a cacciarti. Vieni. Era meglio che pensava un po' di più e meditava un po' di più? Era molto meglio. Gesù lo dice a volte quando alcuni miracolati: adesso lascio tutto e vengo con te, Signore. Fermo, buono. Una volta glielo dice: meglio un comune fedele che un cattivo discepolo. Meglio un comune fedele. Ma certo è vero questo qui, no? Così come meglio un buon marito che un cattivo prete. Meglio una buona moglie che una pessima suora. O meglio uno zitellone, una zitellona, che un pessimo marito e una pessima moglie. Uno sfascia famiglia e una sfascia famiglia. Ecco, scusate, ci sono delle cose nella vita che sono importanti, che sono impegnative. Preso una direzione, non si può tornare indietro. È legge evangelica. Quindi Gesù è il primo che la mette in pratica. Troncati i legami, non c'è tornato più a Nazareth, non ha più tornato a vivere a casa sua. Finito, chiuso. D'accordo? Non l'ho forse detto chi messa mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto al regno di Dio? Io avevo posto la mano all'aratro per aprire col vomere non le glebe ma i cuori e seminarvi la parola di Dio. Avrei levato quella mano solo quando me l'avrebbero strappata di là per inchiodarmela alla croce ed aprire con il mio torturante chiodo il cuore del Padre mio, facendone uscire il perdono per l'umanità. Se questa persona se le fosse inventate queste cose, che Dio la benedica, d'accordo? Perché queste cose qui, per quanto mi riguarda, vabbè. Quel più fu dimenticato dai più. Voleva dire questo: tutto mi sei stato madre finché fui unicamente il Gesù di Maria di Nazareth, e tutto mi sei nel mio spirito, ma da quando sono il Messia atteso, sono del Padre mio. Attendi un poco ancora, è finita la mia missione, sarò da capo tutto tuo. Mi riavrai ancora sulle braccia come quando ero bambino e nessuno te lo contenderà più questo tuo figlio, considerato un obbrobrio dell'umanità, che te ne getterà la spoglia per coprire te pure dell'obbrobrio di essere madre di un reo. E poi mi avrai di nuovo trionfante e poi mi avrai sempre trionfante tu pure in cielo. Ma ora sono di tutti questi uomini e sono del Padre che mi ha mandato ad essi. Quindi capite? Il miracolo poi l'ha fatto. Quindi Gesù ha conservato un debole nei confronti della madre, ma in quella risposta, come dire, c'era, come dire, una sorta di santa rinnovazione di catechesi per sua madre. Ti voglio sempre soprannaturalmente bene come figlio, ma non sono più soggetto alla tua obbedienza come madre, perché ho cominciato la mia missione di Redentore. E la Madonna, per questo la Madonna è stata una grandissima sofferenza, e in questo ha esercitato la sua virtù dell'obbedienza soprannaturale a Dio. Concludiamo, e poi ci aggiorniamo al mese prossimo, una frase che Gesù disse a Maria Valtorta: beati in mia madre. Ne uscirai con l'anima fresca come fossi pure te stè creata dal Padre. Ne uscirai con lo spirito pieno di luce perché ti tufferai nel capolavoro di Dio. Ne uscirai con tutto il tuo essere saturo d'amore perché avrai compreso come sappia amare Dio. Speriamo che anche questi cenacoli ci aiutino a fare qualche tuffetto e che oltre che abbiarci l'anima possiamo anche trasformare un pochino la vita per conformarla sempre di più a questo celeste e sublime modello. Siano lodati Gesù e Maria.